Forse tutti noi quando ci siamo svegliati non ci abbiamo proprio pensato, ma chi ha conosciuto il Signore, chi è stato salvato attraverso la Chiesa e nella Chiesa sta camminando perché possa crescere e maturare sino a una statura adulta la propria fede, ogni giorno è inviato nel mondo, è inviato nella sua storia, nella sua vita, alle persone che Dio ha legato misteriosamente a lui, con il potere infinito di nostro Signore Gesù Cristo, lo stesso potere del Signore che ci invia ogni giorno, il potere su tutti i demoni, su tutti i demoni, tutti, proprio tutti. Per annunciare il Vangelo di Dio, la buona notizia che Gesù Cristo ha vinto la morte, ha vinto il peccato, ha vinto il demonio, ha vinto cioè ciò che fa soffrire l'uomo, che lo tiene schiavo, che gli sottrae la speranza, la letizia, la capacità e la possibilità stessa di compiersi amando. Per questo, molto più importante di ciò che diremo, di ciò che penseremo, di ciò che utilizzeremo, dei bastoni, dei denari, delle strategie umane che pensiamo di escogitare per aiutare nostro figlio, nostra moglie, nostro marito, le persone che sono accanto a noi. Molto più di tutto questo è importante il potere che nostro Signore Gesù Cristo ci conferisce, ci dona ogni giorno. Il potere, cioè, di essere crocifissi con lui, perché i demoni si scacciano attraverso l'annuncio del Vangelo e la croce e l'essere crocifissi con Cristo. Per questo il potere di salvare davvero tuo figlio, Gesù Cristo, lo vuole esercitare attraverso di te, attraverso la tua croce di oggi, attraverso ciò che oggi ti limita, ti umilia, quella malattia, quel problema, quella precarietà, quell'ansia, quell'angoscia, addirittura quella persona che si mette contro di te e che trama il male contro di te, attraverso la tua croce, quella che ti inchioda alla inutilità, alla impossibilità, all'impotenza umana, è lo strumento attraverso il quale il Signore vuole esercitare in te il suo potere su tutti i demoni e salvare le persone che sono accanto a te. Per questo, attirati sulla croce con Cristo, di stendere le nostre braccia con Lui nella storia, negli eventi, vivere in un'intimità profonda d'amore con Lui, perché attraverso di noi, per mezzo di noi, possa arrivare a tutte le persone il potere di scacciare i demoni e di salvarle.